scattato oggi l'obbligo di certificazione verde per i servizi alla persona, tra cui parrucchieri ed estetiste. A Strimbergo plateale protesta di un parrucchiere che annuncia: non chiedo il Green Pass. Sanzioni da 400 a 1000 euro per i trasgressori e da 600 a 1500 euro per i lavoratori. Omicron viaggia ancora a ritmo veloce nella nostra regione, il Friuli Venezia Giulia insieme a Valle d'Aosta e Veneto è tra le regioni con più ingressi in terapia intensiva negli ultimi 7 giorni. Da lunedì, salvo l'abolizione del sistema a colori, si va in arancione. Riuniti oggi dalla consigliera regionale Simona Liguori, i rappresentanti degli operatori del settore sanità hanno affrontato e discusso le criticità in regione e avanzato proposte per risolvere o almeno attenuare i disagi per l'utenza e per gli stessi operatori. Sparito dai progetti di reti ferroviarie italiane lo smantellamento dei passaggi a livello di Udine, sotto accusa il centrodestra dall'assessore Pizzimenti al sindaco Fontanini e il senatore Mario Pittoni. Presentati i primi due acquisti bianconeri della sessione invernale, Pablo Marì subito a disposizione, Marino pronti ad eventuali altri colpi nel rispetto della nostra filosofia. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il TG News 24, edizione della sera. Prosegue, avete visto dai titoli, l'applicazione progressiva del decreto anti-Covid, l'ultimo decreto varato dal governo. Oggi era il turno dell'introduzione obbligatoria del Green Pass per le attività di servizio alla persona, tra cui parrucchieri ed estetisti. Andiamo a vedere in città la Vox che abbiamo realizzato questa mattina con gli addetti al settore. Parrucchieri sono una delle categorie che è stata più sottoposta a restrizioni per il contenimento del contagio. Adesso anche l'obbligo del Green Pass base. Cosa ne pensa? Siamo attente a tutto quello che insomma, ci può proteggere a noi come operatori, ma la cliente. Vero è che questo io un po' di paura mi fa, perché ovviamente chi non è vaccinato ricorrerà probabilmente anche al lavoro nero a casa. Nella sua clientela lei ha riscontrato malcontento per questa novità oppure è stata accolta come un'ulteriore forma di sicurezza? Devo dire che insomma i miei clienti sono tranquille, ecco, perché erano già vaccinate. Noi abbiamo un'alta percentuale di sanitari, quindi erano già, diciamo, a posto. Poi fortunatamente avendo questi negozi grandi diamo proprio la sicurezza e quindi, anzi, al ritorno dal lockdown erano più sicure perché le normative sono comunque rispettate. Io sono favorevole al Green Pass, anche se sappiamo che i vaccinati possono prendere il Covid e tutto, però il Green Pass è una sicurezza sia per noi che anche per il cliente. La maggior parte dei miei clienti hanno reagito bene, anche loro parlando, discutendo in questi giorni erano favorevoli. Non ritiene che sia un aggravio di responsabilità per voi parrucchieri che dovete anche chiedere ovviamente al momento della prenotazione e poi controllare l'esistenza del Green Pass? Sì, ma si sta 2 secondi per dire la verità, non è che si sta tantissimo. Poi magari c'è l'aggiornamento e ti blocca un attimino, però per un fatto di sicurezza io sono favorevole. Purtroppo ci siamo anche un po' penalizzati perché giustamente qualche cliente non potrà venire perché per una piega non va a farsi magari un tampone. Sappiamo che andremo un po' in perdita, però se serve per uscirne fuori, ben venga. Da un lato va bene perché è giusto che dobbiamo essere tutti controllati per uscire da questa situazione. Certo che dall'altra parte ci mette noi in difficoltà e i risultati anche del lavoro, insomma, anche il rapporto che ci abbiamo creato con la nostra clientela. Se prima facevi anche una cliente dalla strada, adesso devi fare un po' di fare 2 domande, se accettare o no. E dunque, dalle dichiarazioni improntate alla responsabilità da parte degli addetti ai lavori nella città di Udine, passiamo invece ad un'azione che non fatichiamo a definire irresponsabile, che arriva da Spilimbergo, dove Biagio De Biase, titolare di un salone di parrucchiere, espone questo volantino in cui dice Green Pass Freedom, noi non chiediamo il Green Pass. Da notare poi che vicino al volantino bianco ce n'è un altro in cui addirittura poi si riporta la memoria al 1921, fuori i cani e gli ebrei, e poi 2021
21 fuori invece le persone che non hanno il Green Pass, sostanzialmente andando un po' a strumentalizzare e scimmiottare quello che è il dramma della Shoah, di cui oggi ricorre l'ottantesimo anno dalla conferenza della quale i nazisti stabilirono cosa fare degli ebrei, lo sterminio di 6 milioni di ebrei. Dunque continuare con questo richiamo alla Shoah e a qualsiasi cosa, alla deportazione, a qualsiasi cosa riguardi la tragedia del nazismo è assolutamente assurdo e inqualificabile. Ma comunque andiamo avanti e abbiamo visto il volantino, vogliamo farvi anche ascoltare le parole di Biagio De Biase di Spilimbergo, che spiega a modo suo perché ha deciso di non chiedere il Green Pass, un'azione che lo porterà probabilmente a dover chiudere l'attività. Sentiamolo. Premetto, non voglio essere catalogato come Novax, perché porto i segni di vaccini obbligatori, e neanche Provax. Io sono per la libertà di scelta di ogni individuo. Se non ricordo male, c'è proprio una legge che stabilisce che qualsiasi individuo non può essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizioni di legge. Se non ricordo male, credo che sia l'articolo 32 della Costituzione, la nostra Costituzione, che oggi credo sia stata un po' calpestata da individui che non meritano di essere ai loro posti. Comunque, andiamo avanti. E questo articolo 32 dice che la legge in nessun caso possa violare i limiti imposti nel rispetto della persona umana. Bon. Detto ciò, chiedo solo di rispettare i nostri diritti al lavoro per poter far fronte alle spese giornaliere che sì, purtroppo abbiamo tutti, e non posso in nessun caso fermare l'attività solo per un sistema creato ad hoc, a mio avviso, per ammazzare ulteriormente l'economia italiana. Io sono un parrucchiere, non ho nessuna intenzione di conoscere lo stato di salute di un individuo. Dobbiamo convivere con il virus, come da millenni l'essere umano è dietro a farlo, e mi rifiuto di catalogare la persona con codice o senza. Ma dove siamo arrivati? Adottiamo tutti i protocolli di sicurezza e cerchiamo di usare il buon senso. Se stiamo male, stiamo a casa, come si è sempre fatto d'altronde. Altrimenti viviamo la nostra vita. Perché oggi siamo morti per paura di morire. Sarà destinato, come diciamo, probabilmente a chiudere l'attività, perché sono previste delle sanzioni, chiaramente si è autodenunciato, e francamente speriamo che gli arrivi un bel controllo e che vada anche ad essere sottoposta alle sanzioni previste. Vediamo la grafica qui che abbiamo realizzato per riepilogare controlli, multe e sanzioni che da oggi riguardano il sistema del Green Pass base, che si ottiene attraverso la vaccinazione, la guarigione dal virus o con il tampone rapido, valido 48 ore, molecolare 72 ore. La sanzione prevista è per chi ne è sprovvisto e viene quindi beccato dai controlli, è da 400 a 1000 euro, stessa sanzione che riguarda anche il titolare, quindi in questo caso il signor Biagio De Biase, se dovesse essere controllato e se chi va a controllare dovesse trovare all'interno del suo locale persone sprovviste del Green Pass. Poi il Green Pass è obbligatorio anche per i lavoratori e naturalmente per il datore di lavoro. In questo caso la sanzione aumenta, perché si parte da 600 per arrivare a 1500 euro. Cambiamo adesso argomento, ma fino ad un certo punto, perché parliamo di Covid, andiamo a vedere quelli che sono i dati di oggi. Di nuovo oltre 5.000 i nuovi contagi, anche se calano i ricoveri sia in terapia intensiva che in area medica. Il punto Covid di Valentina Bearzi. Il Friuli Venezia Giulia ha i dati da zona arancione, lo certifica il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. L'incidenza è oltre 2.000 casi ogni 100.000 abitanti, ma quello che più conta nell'ultima rilevazione è che i reparti non intensivi sono al 34%, quindi 4 punti al di sopra del limite. Le intensive erano già oltre soglia. Il cambio di colore ormai è scontato. Per il secondo giorno consecutivo sono più di 5.000 i contagi in regione. Oggi si contano 5.238 nuovi positivi, di cui ben 4.000
1.039 verificati in farmacia con i test rapidi. Nella rete farmaceutica regionale da inizio gennaio sono stati realizzati 213.000 test, con una percentuale di positivi che è andata velocemente crescendo, sia per la possibilità di verificare inizio e fine quarantena con un test rapido, sia per il supporto alle scuole. 20.000 i ragazzi delle scuole superiori che hanno effettuato un test questo mese nelle farmacie. E a proposito di giovani tra i 5 e gli 11 anni, ci sono nuovi posti disponibili per le vaccinazioni a gennaio e febbraio a Udine, Latisana e Gemona. Guardando sempre i dati di oggi, ci sono 8 decessi, il più anziano un uomo di 103 anni di Fanna e il più giovane un 64enne di Udine. Stabili i ricoveri con 40 pazienti in terapia intensiva, così come gli ospedalizzati in altri reparti scendono a 429, più di 55.000 le persone costrette a casa. Entro una settimana in regione dovrebbe arrivare il picco dei contagi, così come annunciato dal CNR. Secondo la Fondazione GIMB, nella settimana dal 12 al 18 gennaio è peggiorato il dato relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, pari a 4.270, e si è evidenziato anche un aumento dei nuovi casi al 16,6% in più rispetto alla settimana precedente. Non va molto meglio alle altre regioni. Secondo la mappa aggiornata del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, tutta l'Italia rimane in rosso scuro. E adesso andiamo a vedere i dati in Italia con 188.797 nuovi casi, 385 il numero dei morti che oggi si aggiungono al triste bilancio quotidiano, 143.029 sono i guariti. Ma intanto calano gli ingressi in terapia intensiva e rallenta la crescita complessiva dell'incidenza. Questi sono i due dati più significativi relativi all'ultima settimana contenuti nell'Instant Report Covid-19, un'iniziativa dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica. In una nota si parla di timidi segnali positivi sul controllo di questa nuova ondata pandemica guidata dalla variante Omicron in Italia. Si tratta innanzitutto della diminuzione degli ingressi in terapia intensiva, passati nell'ultima settimana ad 1,67 per 100.000 abitanti contro 1,73 della settimana precedente. Le regioni che hanno evidenziato più ingressi in terapia intensiva durante questo periodo, gli ultimi 7 giorni, sono la Val d'Aosta con 3,23 ogni 100.000 abitanti, il Friuli Venezia Giulia 2,75 e il Veneto 2,58. Relativamente ai contagi, i dati sono ancora preliminari e bisogna attendere, si legge ancora nella nota, almeno altre due o tre settimane per poter affermare con certezza che è stato raggiunto il picco di questa quarta ondata. E adesso parliamo di sanità, in questo caso una buona notizia, l'inaugurazione al CRO di Aviano di un reparto che servirà ad ospitare apparecchiature per le terapie, per curare il tumore. Andiamo a vedere il servizio con le dichiarazioni di Massimiliano Federiga, che ha preso parte oggi all'inaugurazione presso il CRO. Presidente Federiga, da un progetto visto sulla carta in consiglio regionale a una realtà all'interno della radioterapia del CRO grazie al contributo di una famiglia. Anche questo è un gesto di attenzione della popolazione nei confronti di un'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Sì, di un'associazione fondata da una famiglia che ha sofferto la perdita di un figlio, ma da quella perdita ha voluto mettersi a disposizione di altre famiglie e di altri bambini che magari vivono una situazione difficile dal punto di vista oncologico e quindi di malattia, per cercare di migliorare la loro qualità durante i trattamenti, la loro qualità di vita durante i trattamenti. Siamo in un'eccellenza internazionale che è CRO di Aviano. Se a questo, quindi un'eccellenza professionale a livello tecnologico, di professionisti che ci lavorano dentro, se a questo aggiungiamo tutta la rete di volontari e di persone che si mettono a disposizione degli altri, io penso che veramente siano realtà uniche a livello globale, e su questo sono orgoglioso ovviamente di avere Influenza Giulia, di avere Influenza Giulia, enti come il CRO e soprattutto una comunità di persone che si mettono a disposizione di chi è in difficoltà. Da papà, che emozione ha avuto ad entrare in questa struttura sapendo che altri genitori quotidianamente la varcano per portare i figli a fare delle terapie? Ho fatto i complimenti ai medici che ogni giorno salvano le vite di bambini, perché non serve soltanto la capacità professionale ma serve anche una grande forza, cosa che non so se io avrei una forza così a dover raffrontarmi con bambini che soffrono, perché ovviamente è difficile.
Chi fa questo lavoro deve quindi non soltanto superare le difficoltà pratiche nello svolgere il suo lavoro, le difficoltà nello studiare, nel ricercare, nel trovare le soluzioni, ma anche deve avere una tenuta importante dal punto di vista psicologico, perché confrontarsi con bambini in difficoltà è dura, ma grazie a queste persone molti bambini si salvano. Qui arriverà la protonterapia grazie anche alla Regione. Immagino che questa sia stata anche l'occasione per fare il punto della situazione, sapendo che da gennaio è scattato il cronoprogramma. Sì, abbiamo fatto un investimento molto importante, sapendo che investimenti assolutamente all'avanguardia come questi aiutano la ricerca e aiutano anche in questo caso a fare terapie innovative. E su questo dall'inizio di questo mandato ci abbiamo creduto. È chiaro che è un investimento a medio e lungo termine, perché sono anche investimenti infrastrutturali molto importanti, ma saremo una delle poche realtà in Italia a mettere a disposizione tecnologie di questo tipo. La sanità purtroppo però non è soltanto buone notizie come questa che vi abbiamo appena raccontato dal CRO di Aviano, ci sono tante criticità. Per affrontarle e per dare anche un contributo propositivo alla soluzione, a individuare le soluzioni per risolverle, la consigliera regionale Simona Liguori ha riunito oggi i rappresentanti degli operatori della sanità in regione ad Udine. Andiamo a sentire un insieme di dichiarazioni da parte dei sindacati che hanno partecipato a questo incontro. Gli infermieri sono una delle categorie professionali della sanità più provate in questo momento. Certo che sì, sono più provate, anche perché il periodo ormai di questa pandemia Covid dura da 22 mesi e più passa il tempo più sono provate. Purtroppo non c'è nessun dato di ricambio da parte del personale infermieristico. Ci sono molti che abbandonano la professione verso il privato e questo certamente destabilizza un po' tutta quella che è l'organizzazione sanitaria del Friuli Venezia Giulia. È difficile trovare nuovo personale per sostituire quello che decide di non lavorare più, che non può lavorare più. Purtroppo questo è vero. La nostra proposta, sia a livello nazionale che anche a livello regionale, è quella di incentivare perlomeno gli infermieri che lavorano nel pubblico affinché non abbandonino appunto la loro professione nel pubblico per andare come liberi professionisti o piuttosto nel privato. E la situazione è drammatica degli ospedali in particolar modo, ma anche dei servizi territoriali, perché noi abbiamo un calo di personale che è stato dettato dal folle limite al tetto di spesa che quest'anno nella nostra azienda è stato di 3,8 milioni di euro sul personale, e che sommato naturalmente ai contagi, ai sospesi e a coloro che sono stati ricollocati perché non possono vaccinarsi e quindi non possono essere esposti, sta creando una situazione estremamente drammatica. Noi abbiamo dei livelli di copertura dei servizi che è molto all'insotto di quello che era nelle scorse ondate, proprio perché non c'è più personale. Non abbiamo in questo momento una soluzione. Noi come sindacato abbiamo sempre segnalato, sin dai primi momenti della pandemia, abbiamo segnalato la situazione a nostro avviso intollerabile di un governo della sanità che non dava delle direttive alle varie aziende sanitarie, ai vari territori. In questo momento siamo qui a segnalare di nuovo quanto avevamo già cominciato a segnalare dai primi momenti del 2020, quindi in più in questo momento gli straordinari fatti dai lavoratori in Friuli Venezia Giulia pesano, perché non sono in qualche modo mai stati sostituiti, rimpiazzati, organizzati all'interno delle varie aziende e dei vari territori. Adesso apriamo la parentesi con il live in esterna con la nostra Valentina Bearzi, che si trova vicino ad un passaggio a livello della città di Udine. Oggi è stata una giornata sotto questo punto di vista con un dibattito molto acceso e uno scambio di battute tra maggioranza e opposizione. Opposizione che lamenta il fatto che Reti Ferroviarie Italiane avrebbe cancellato dai suoi progetti lo smantellamento dei passaggi a livello di Udine. Tra un po' sentiremo invece che cosa dice l'assessore Pizzimenti. Andiamo subito da Valentina Bearzi per farci riepilogare quello che è successo. Valentina, buonasera all'assessore Pizzimenti.
Sì, buonasera Francesco, sono in via del Bon di fronte a uno dei tanto famigerati passaggi a livello insieme all'assessore alle infrastrutture e trasporti Graziano Pizzimenti, perché oggi c'è stata un'audizione che non è neanche terminata, tra l'altro che è stata riaggiornata visto i tanti temi con Rete Ferroviaria Italiana in quarta commissione. E cosa è successo? C'è stata molta polemica sul ritardo di alcuni lavori regionali, in particolare quelli relativi a Udine, e su questo tema si sono espressi sia la consigliera Maria Grazia Santoro sia il consigliere Furio Onsel, che abbiamo tra l'altro appena intercettato in stazione a Udine. Sentiamo allora quali sono state le sue osservazioni in merito a quello che sta per succedere, che succederà in relazione a Udine, e poi rispondiamo appunto con l'assessore che spiegherà quali sono invece gli intendimenti della regione. Sentiamo Onsel. Consigliere, oggi l'audizione in quarta commissione riguardo i progetti di Rete Ferroviaria Italiana, che cosa avete contestato in particolar modo su Udine? Ma Udine è completamente trascurata, ci sono tre aspetti: la riqualificazione di questa stazione, che come ben vediamo è ancora tutte le difficoltà di accesso, mancano gli ascensori, i livelli dei marciapiedi sono molto bassi, bisogna essere degli atleti spesso per montare sul treno, poi c'è il nodo di Udine, tutta la problematica di far passare tutti i treni nella circonvallazione e quindi di togliere, diciamo, l'attraversamento, e poi c'è la tratta Udine-Palmanova, che è una tratta ancora molto lenta, e ancora un binario solo che andrebbe appunto rivista. Ebbene, nulla di questo è prioritario, i tempi sono, diciamo, anche qui abbastanza indefiniti per alcuni di questi progetti, per altri, diciamo, c'è parzialmente un po' di risorse, e certamente la responsabilità è di RFI, ma è anche, diciamo, dell'attuale sindaco di Udine e dei suoi, diciamo, senatori della sua area politica, che stracciarono l'accordo che noi avevamo fatto più di 5 anni fa, perché di fatto da allora si è fermato tutto, RFI è stata disorientata anche da quel gesto e dunque, diciamo, Udine è stata trascurata. Un problema riguarda anche i passaggi a livello. Appunto, i passaggi a livello restano ancora lì, non sono in discussione, sono in discussione altrove in regione, l'eliminazione, la realizzazione di sottopassi o di sovrappassi, ma non certo Udine. Allora, queste le accuse del consigliere Furio Onsel, ritardi, poi anche il gesto del sindaco di Udine di stralciare il contratto, però un problema principale riguarda quello dei finanziamenti, al di là dei contratti, assessore. Assolutamente sì, al di là di quello che ha fatto il sindaco Fontanini, io non commento perché insomma è un gesto suo, certo è che mancano soldi. Noi abbiamo, RFI ha a disposizione oltre 50 milioni per lo snodo di Udine, quando l'opera nel suo complesso dovrebbe battere oltre 200 milioni di euro. Quindi mancano 150 milioni. Il Ministero anche oggi ha ribadito che ci sono molte probabilità che ci siano, quindi io sono fiducioso di quello che mi dice il Ministero. Saranno in due tranche diverse, uno da 40, uno da 110. Quindi con che tempi? Entro i primi mesi di quest'anno dovrebbero avere la certezza se ci sono o non ci sono, perché il contratto di servizio che fa Trenitalia con il Ministero dovrebbe chiudersi in queste settimane praticamente. Con questo contratto che riguarda più anni, e che cosa verrebbe realizzato qua a Udine? Beh, certamente la parte più importante è lo snodo, quindi il raddoppio del binario di Udine, la parte tecnologica che dovrebbe essere aggiornata e soprattutto i passaggi a livelli che non ci saranno più, e questo vuol dire la soluzione di un annoso problema che ci portiamo avanti da decenni. È comunque un quadro complesso che riguarda tanti lavori. Oh, chiaramente sì, questo è uno dei tanti di cui abbiamo parlato oggi in commissione. C'è questo, c'è, come giustamente dice il consigliere Onsel, la tratta Cervignano-Udine, che è una tratta fondamentale per lo sviluppo del trasporto non solo di persone ma anche di merci verso il porto di Trieste da Udine. C'è tutto il discorso della velocizzazione della Trieste-Venezia, ci sono la Casarsa Portoguaro per l'elettrificazione, cioè insomma ci sono tanti nodi che riguardano RFI di cui oggi abbiamo discusso. Con i soldi del PNRR che cosa verrà realizzato invece qua? Quelli intanto ci sono. Beh, quelli del PNRR, il 40 passa milioni, sono 42 milioni sulla FUC, cioè la ferrovia Udine Cividale, che metteranno in sicurezza tutte le infrastrutture, quindi binari nuovi, tecnologie nuove e quindi certezza anche di questa tratta di ferrovia. Benissimo, grazie l'assessore. Grazie a voi. E la linea torna allo studio, Francesco.
Grazie a Valentina Bearzi. Adesso apriamo la pagina della cronaca e andiamo a vedere intanto sul nostro sito una notizia che è arrivata da Trieste, riportata da Trieste. Da Trieste prima, tragedia, muore un neonato dopo il parto in casa, è successo nella tarda serata di ieri, la notizia è arrivata soltanto oggi, la famiglia di origini straniere residente nella periferia triestina si era affidata ad una ostetrica regolarmente operante sul territorio, come riporta Trieste prima, l'intervento dei sanitari è stato richiesto alcune ore dopo il parto, all'arrivo dei soccorsi il piccolo era ormai in arresto cardiaco e a nulla sono serviti numerosi tentativi di rianimazione praticati sia sul posto sia al Burlo Garofalo. E adesso le principali notizie di cronaca nelle flash news. Un operaio di 21 anni di Ragogna è ricoverato in terapia intensiva a Udine in seguito a un incidente sul lavoro accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in un'azienda di Maiano. Per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dell'azienda sanitaria, il giovane è stato schiacciato da un'anta di un container porta rifiuti che si è improvvisamente sganciata e a Udine in prognosi riservata. Due persone sono state arrestate a Muggia dalla squadra mobile al termine di un servizio di osservazione nel parcheggio di un supermercato dove avveniva lo scambio di stupefacenti e denaro. Si tratta di un friulano e una slovena. Sequestrati 71 grammi di eroina e 2 di cocaina. La donna aveva 2.400 euro in contanti. Un pregiudicato di 40 anni è stato invece arrestato al suo arrivo in stazione a Trieste su un Frecciarossa proveniente da Termini. Nel trolley aveva più di 2,5 etti lordi di cocaina. Fermato davanti alla stazione di Tarvisio dalla Polfer, un siriano residente a Klagenfurt aveva chiesto 4.000 euro a testa per trasportare 3 cittadini egiziani oltre il confine, che stavano per l'appunto scendendo dal mezzo. I 3 uomini di 31, 34 e 43 anni sono stati invece sottoposti a identificazione e muniti di un decreto di espulsione dal territorio nazionale. È accaduto il 15 di gennaio. Rubati i dati personali a un centinaio di cittadini friulani, i clienti venivano selezionati dal gruppo di truffatori tra gli acquirenti di opere d'arte e numismatica di rinomate aziende del settore, i loro dati sottratti, catalogati e venduti con società all'estero. Gli indagati arrivavano a presentarsi telefonicamente anche come agenti della nota enciclopedia Treccani. Apriamo adesso la pagina sportiva, Udinese che prepara la partita di Genova dove affronterà il Genoa sabato pomeriggio, intanto oggi presentati i 2 nuovi acquisti, il servizio di Alessandro Surza. Continua la marcia di avvicinamento alla sfida di Marassi per l'Udinese che deve lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo nero causato dal Covid, un periodo che ha privato Cioffi di tanti uomini per le gare contro Atalanta e Juventus quando sono inevitabilmente arrivate 2 sconfitte. Poi c'è stata la partita di Coppa Italia con la Lazio di martedì e in quell'occasione si è rivista la vera Udinese, combattiva, vogliosa, aggressiva e anche bella, un Udinese che meritava sicuramente qualcosa in più e quel qualcosa in più proverà a prenderselo sabato alle ore 15 contro il Genoa. Oggi intanto è stata una giornata importante in casa bianconera perché c'è stata la conferenza stampa di presentazione dei 2 nuovi acquisti delle zebrette, Pablo Mari e Filip Benkovic. Il difensore spagnolo mancino di piede sostituisce Samir passato al Watford mentre il croato prende il posto di De Maio accasatosi alla Vicenza. Con questi 2 innesti ora la squadra è quasi al completo e se per il classe 97 ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vederlo all'opera, lo spagnolo ex Arsenal e Flamengo è abile e arruolabile e si candida per una maglia da titolare, già per la sfida contro il Grifone. Davanti a Silvestri con Becao e Noiting praticamente sicuri del posto, in ballottaggio ci sono proprio Marì. Insieme all'argentino Perez a centrocampo sulla destra dovrebbe tornare Molina, mentre in attacco con Deulofeu non in perfette condizioni scalpita Success per partire dall'inizio. Infine continua il suo percorso di guarigione il Tucu Pereira che piano piano si avvicina al rientro. E questa mattina in conferenza stampa abbiamo fatto il punto con il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino sul mercato dell'Udinese. Noi siamo come sempre attivi sul mercato, non lo subiamo e cerchiamo sempre di guardare a situazioni che ci possono portare su giocatori magari anche prospettici, perché a gennaio è questo il compito, una volta che noi abbiamo completato l'organico, perché oggi, ripeto, l'organico era competitivo già prima del mercato. Avevamo
un po' di esuberi in difesa e in attacco, soprattutto De Maio chiedeva maggior spazio e quindi è andato via. In attacco diciamo siamo a posto, a centrocampo con il recupero di Pereira che ormai con la grande professionalità con cui si sta impegnando nel ricondizionamento, pensiamo di averlo in 3-4 settimane a disposizione, per cui a centrocampo siamo completi ugualmente e competitivi. Io credo che le uniche cose che potremmo cogliere al volo in questo mercato, in questi ultimi 10 giorni, potrebbero essere situazioni che ci portano a investire su giovani in prospettiva. Però diciamo che il lavoro da un punto di vista della rosa di quest'anno è abbastanza diciamo chiuso. Perché, ripeto, la strategia è stata chiara, esce un difensore piede destro e ne arriva uno, esce uno di piede sinistro, ne arriva un altro, e noi pensiamo di essersi anche rafforzati in questo. Questa sera nel telegiornale delle 22.30 parleremo anche di Pordenone. Per quanto riguarda i due nuovi arrivi, faremo ascoltare le dichiarazioni che questa mattina hanno rilasciato in diretta su Udinese TV. Chiudiamo con i consigli per la visione del nostro canale questa sera alle ore 19.30, quindi tra poco le pillole di Fair Play in conduzione David Zanirato e poi alle 21 l'agenda di Terasso sul tema tentazione nucleare. Avete già visto il primo passaggio del servizio sulle Dolomiti Venete a cura di Alice Mattelloni, che potrete rivedere di nuovo alle ore 23. Questa è la nostra programmazione per chiudere la serata. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Buon proseguimento con Udinese TV.